Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Surgeon Simulator 2, un gioco che esce su Epic Store, soltanto su Epic Store, a quanto ho visto. 20,99€ il prezzo ed è il seguito di Surgeon Simulator 1, ovviamente. Un gioco che ovviamente non si prende sul serio e va a, diciamo, prendere in modo molto sarcastico la chirurgia. È un gioco che da poco è tradotto, ho scoperto, in italiano. È un gioco che invita anche alla cooperazione fino a altre tre persone. Allora, siamo nel tutorial perché non volevo, diciamo, andare troppo avanti, volevo divertirmi fin da subito. E al momento quello che si può fare, ora andremo a vedere nei comandi, ci si muove con VASD, si salta, ci si accovaccia con i tasti tradizionali, la mano ci si afferra col tasto sinistro, con lo Shift si muove il braccio, col tasto destro si ruota la mano e R più la rotellina per compiere il gesto. C'è anche una modalità creazione, infatti i Bossa Studios hanno istituito un concorso anche per le persone. Qua vabbè, vedete, R va ad attivare le dita, quindi vabbè, in sintesi il concorso corrispondeva al creare dei livelli e pagavano fino a 1000 euro. Adesso io scusate, vorrei capire. Ok, ruotalo. Non me la apri l'acqua? Sì, ma l'acqua non esce, quindi non mi posso lavare le mani. Vabbè, insomma, prendiamo anche il sapone, insomma, facciamo. Sì, forse di sapone non stiamo generando. Comunque, diciamo che magari questo lavandino funziona? Questo rubinetto funziona? No. Vabbè, andiamo. Tira indietro la mano. Andiamo ad operare. All'inizio volevano farci fare un trapianto di cuore, poi qualcuno da voce fuori campo ha detto che forse era un po' troppo. Ora dobbiamo tenere d'occhio il livello del sangue. Andiamo a fare questo intervento alla gamba. Stia tranquillo lei che, perché le hanno già aperto il torace. Vabbè. Allora, secondo l'analizzatore, non ho letto in tempo. Siringa tappa sangue. Cosa dobbiamo fare? Tra l'altro, scusi, livello del sangue, ok, quasi 6 litri, va bene. E quindi tappa sangue, gamba destra, pronto. Ma e quindi? Qua ci scende una gamba? O viene aspirata una gamba? Vabbè, strappagli la gamba destra e mettila nel canale di scarico. Va bene, ci servirà un segaossa, presumo. Lì vedo un bisturi, ma direi che forse magari c'è un segaossa da qualche parte. Questo? Scusi, Questo contenitore criogenico che cos'è? Questo? Vabbè, seghiamo la gamba. Che vi devo dire? Non c'è l'attrezzino. Ah, la gamba de. Mamma mia, stavo per segargli la sinistra. Vabbè, ma non ho capito perché dobbiamo lavorare con la mano sinistra. Ma va bene. Ah, qua bisogna mettere la gamba, Va bene. Niente. Lei che le devono togliere una gamba, ma le hanno aperto tutto. Va bene. Beh, lui intanto sta bene, no? Sangue ce n'è, quindi direi che possiamo. Bob, le note del paziente. Allora, vediamo. Sì, direi che. Sì, direi che tutto a posto. Bene, possiamo procedere. Allora, cosa c'è qua? C'è un bisturi. Prendiamo un bisturi. Adesso vediamo la gamba destra, abbiamo detto. Qualcosa che inizia per accio, un braccio, un polpaccio. Vabbè, niente, tagliamo la gamba, mi fai andare qui. Ah, bisogna fare il taglio lì, ok. Oh, cazzo, scusi. Ora getta subito la gamba. Ah, ma l'abbiamo tagliata? Scusi, adesso le afferro la gamba. Ma se potesse cortesemente. No. Vabbè, il sangue sta calando, ok. Niente, scusi, ma io vorrei andare a prendere. Ok. Adesso cioè, poter. Vabbè. Adesso lo infilzo nell'arteria femorale, così direi che andiamo dritti così. Oh. Scusi, No, no! Mi scusi, perdoni, Vorrei segarle via la gamba, ma si stacca sta gamba o no? Ok, no, direi che no.
Oh, cazzo, no. Sta perdendo sangue. Però secondo me se tiriamo un po' gliela stacchiamo la gamba. No. Boh, non lo so. Adesso. Ah, ok, grazie, che apre il braccio per conto suo. Ora vorrei andare a riprendermi, se permette, il bisturi che è qui, no? Le spiace, scusi, eh. Mamma mia, sei difficile. No. Non. Me lo. Scusi, eh. No, posso? Che cacchio ho fatto? Ma mi serve un segaossa, non posso pensare di segar via un osso senza la sega. Ma. Intanto sta perdendo sangue copiosamente, ma. Non c'è la sega delle ossa. Questo? Cos'è questo? No, quello è un vassoio già prefatto. Niente, mi sa che dobbiamo ricominciare perché lei, scusi, lei dorma, sonni tranquilli che qui ci pensi. Sì, ma gli si è staccata l'altra gamba. Come sto andando? Male per Dio. Ok. Io gli do un colponetto. Vabbè, ascolta. La gamba dicono che potrebbe andare bene anche questa, eh. Tanto la gamba sinistra. Scusi, gliela appoggio qui? No, gliela metto di là? Scusi, eh. I'm starting to worry about you. Inizio a preoccuparmi. Va bene, dai, rifacciamo. Il bisturi dov'è? Ma dove cacchio è adesso? Mannaggia. Sì, ho capito, però il bisturi è sparito. E dove cacchio lo recupero? Dato che è sceso insieme a lui? Scusa, posso, se possibile, riavviare il livello? Grazie. Un trapianto di gamba, va bene, dai, andiamo. Andiamo e facciamo quello che dobbiamo fare. Don't touch. Ok, andiamo, dai. Dai, stavolta mi sento più motivato. Sì, poi non oso immaginare che quanto sia divertente in cooperativa, ovviamente. Va preso per quello che è, insomma, non è. Tiene a quel livello del sangue e va bene, i fini ci sono. Ora, allunga la gamba con lo shift avanti e la gamba alla mano. Ok. Sì, se magari anche meno, insomma. Possiamo ruotare? Ok. Ora. Seghiamo via la gamba. Ok, allora. Con. Ok, qua ci siamo. Bene. Shift vai avanti. Ok. Poi cortesemente. Rip is right, good. Now quickly pop the leg in the chute. Ok. Sì, me la tagli? Sì, no, non funziona esattamente così la chirurgia, ma va bene. Direi che delle mazzolate gliele abbiamo date a sta gamba. Adesso appoggio il bisturi qui, così almeno se ne ho bisogno lo riprendo e gli do un paio di pugni come ho fatto prima. Scusi, eh. Lei ha proprio una bella gamba, però io vorrei. Che cacchio? Ok, si è staccata, molto bene. Adesso aspetti che ha una gamba un po' pallida, che si muove ancora. Ma diciamo che stavolta ce l'abbiamo fatta. Quindi butta giù. Perfetto. Ora la siringa gialla per fermare l'emorragia. Cos'è? Miracolosa. Ok, afferra questa. E dove gliela infilo? Con una siringa gialla, sì, ma è un robot sto qua. Sì, ma.
Ok, ora prendi la gamba nuova e mettigliela, la fanno semplice. Ok, ecco, questa sarà la sua nuova gamba. Ora, il sangue gli è rimasto tipo 1,5 litri, quindi no, no buono. Adesso cerco di ruotare la mano. Mamma mia, ragazzi. Allora, cioè, alla fine... Oh, finito! Facile. Facile. No, ma è bello che prima ho detto, non voglio tagliare la gamba sinistra, gli ho tagliato la gamba sinistra. Vabbè, insomma, adesso proseguiamo col tutorial e vediamo che cosa ci dobbiamo aspettare. Sembra che Bob sia corto di sangue, rimpinzalo con una siringa rossa. Ah, ok, ci sta insegnando che adesso qui la siringa rossa, che gli iniettiamo direttamente qui. Cioè, devo mettergliela dove? Qui, va bene? Ha già un aspetto migliore, così dicono. Stavolta invece che strappare... Ah, eccolo lì. Vabbè. Usiamo una sega. Per usare la sega come si deve, tenere la dritta. Se devi riallineare la presa, lasciala... Ok, allinea una sega con una linea di tale posizione. Avanti e indietro finché non si stacca. Ok. Ah, quello è il braccio. Se usi la sega perderà, ok, più lentamente il sangue. Va bene. Ma la sega dov'è? Cioè, so che voi che state guardando direte, ma è lì, stupido. Io non la vedo. Ah, devo andare qui. Eccola qui. Ah, ma è una sega proprio... Ok, io mi aspettavo quella che girava. Va bene. Ma cosa dobbiamo staccargli? Così giusto per... Sembra un braccio... Braccio destro. Ok, il suo braccio destro è questo. Allora, ruotiamo. E direi che glielo tagliamo qui. Ok. Bene. Ok, scusi, eh. Ok. Beh, direi che sta andando anche abbastanza bene. Ok, molto bene. Sì, e faccio anche un po' più veloce, ma ok. Dobbiamo bloccargli l'emorragia adesso, quindi io prendo la siringa. Questa, direi che gliela infilzo qui, in modo da bloccargliela. Ok. E adesso gli attacchiamo il nuovo braccio. Aspetta che questo è un tranello. Braccio destro è questo. Sì, per forza. Ok, tieni a mente per un trapianto di appendice di successo. Appendice, insomma, deve ancora tirare, deve essere attaccati. Procediamo. Ok, ci possiamo rialzare. Ritira dentro il braccio, per cortesia, perché... Ok, perché se no giriamo come degli stupidi. Andiamo avanti? No, da che parte? Si torna indietro di qua? E finalmente un trapianto di organo. Vediamo, vediamo, vediamo. Ok, ricordati di controllare... Ah, ok. Per effettuare il trapianto di successo lo devi tirare fuori gli organi malati. Gli altri organi sono opzionali. Ok, adesso inizia il divertente. Rompi le costole con qualcosa di pesante per arrivare ai polmoni. Prendi un bisturi e ficcali in un polmone. Ah, ok. Vabbè, direi, lui è già aperto, lì dobbiamo rompere la cassa toracica. La cosa che comunque fa capire che non è un simulatore è che, primo, si agisce solo con la mano sinistra, e secondo, che si prendono a martellate cose che non si possono poi più sistemare. Allora, ok, dai, diamo due colpi alla cassa toracica, Scusi, ok, molto bene. Che poi non credo che funzioni proprio così. Ovviamente, il tono è goliardico, cioè, massimo rispetto, poi insomma, per tutto quello che... Scusi, non volevo darle una martellata in testa, ma... Vabbè, questi sono polmoni, adesso... Scusi, può addrizzare la mano? Quanto sta perdendo sangue? Ma no, direi niente, perché al momento non avevo ancora strappato nulla. No, non vorrei strapparle lo stomaco o il... Rompi le costole. Rompi le costole, devo ancora... Mamma mia. Allora, vorrei... scusi, potrebbe prendere... Ok, ruoti la visuale... sì, vabbè, noi agiamo in modo alternativo. Allora, adesso mi è un po'... Ok, bravo. Rompi le costole. Mmm.
Sì, vabbè, potrebbe servirgli il fegato, però, il fegato sì, l'intestino, però glielo riattacchiamo dopo. Adesso intanto dobbiamo fare una ok, il polmone è via, gliene metto un altro. Aspetti, che ci soffio sopra. Ma non sei neanche prendendo troppo sangue, quindi io gli apprecherei il polmone nuovo. Scusi, dentro. Così. No! Ma sì, ma... martello. Mamma mia, ragazzi. Martello, devo rompergli le costole, ho capito, ma... E gli ho tolto anche l'altro polmone a sto punto. Ben tolti. Ok, dai, mettiamone un altro. Polmone. Sì, è veramente... È divertente, però manda fuori di testa. Allora, potresti... Ok, prendere il polmone, ruotarlo in avanti, bravo, e infilalo giù. Ok. Cioè, ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta. Speriamo di svelare i misteri della chirurgia. Crediamo che tutti, senza distinzioni, possano diventare chirurghi. E se in questo modo diciamo di sì. Va bene. Infatti sono stupido così. Ciao. Scusi, sciocchino. Vabbè, vedete che qua ci sono quattro cilindri perché potete giocare con altre tre persone, quindi insomma il gioco è carino, siamo nella lobby, dobbiamo essere presentabili, quindi ci possiamo andare a vedere, direi che interagisci, magari ci vestiamo da chirurghi, così la testa non mi piace per niente, magari selezioniamo un altro personaggio, personalizzo, no... ma non lo so, dovendo scegliere preferisco questo, che poi vestirò da medico, così la testa non gli diamo gli occhiali rotti e la mano no, direi che così va benissimo, dai, perfetto, siamo più presentabili di prima di sicuro. Sì, poi che dobbiamo fare? Andiamo avanti. Vedi quei grossi vac tubi di vetro dall'altra parte della stanza, possiamo usarli per raggiungere ogni parte della struttura. Prima dobbiamo andare al terminale per raggiungere la destinazione. Ok. Ah, praticamente qua si può giocare la storia, perché è la storia in italiano adesso, quindi comunque si può giocare la storia. Servirà a migliorare la tua abilità. Ok, continua la storia, poi si può creare, esplorare, insomma, e vedere che altro si può fare. Sì, vabbè, cliccare qua. Ah, ok, andiamo a vedere, diamo un'occhiata a quello che è, quelli che sono i livelli, sono 11. Allora, si è capito che non si prende assolutamente sul serio questo gioco. E, qua infatti potete vedere gruppo privato, pubblico, potete giocare anche con altra gente, cura il paziente in meno di 10 minuti perdendo meno di 700 ml di sangue. E che cacchio. Andiamo al tubo. Portare con te qualche amico. Dopotutto, no, andiamo da soli. Il Bossa Lab. Vabbè, e se lasciassimo la mano dentro? No. Ok, andiamo a vedere che cosa succede in questi tubi. Ah, no, mannaggia. Non ho neanche scelto privato, quindi giochiamo con altra gente. Vediamo. Ok, no, non è entrato nessuno, quindi non abbiamo trovato nessuno, ma il gioco è uscito oggi, quindi dobbiamo, che cacchio dobbiamo fare? Dobbiamo trapiantare il cuore, ci serve un pass di un medico per poter entrare, quindi dobbiamo trovarlo. Sarà questo? Sì, è questo qua. Allunga il braccio, prendi, vai via. Poggia qui. Ok, entriamo. C'è un grande tasto rosso che potrebbe determinare l'inizio. Via! Bob ti sta aspettando, ma è un analizzatore diagnostico per scoprire cosa che non va. Ok, vediamo. Che cosa che non va? Il cuore. Ok, il cuore. Quindi, io volevo usare la sega elettrica, ma va bene. Il taglia ossa. Allora, mi servirebbe un martello.
Che il martello non lo trovo. Niente, cerchiamo il martello allora. Ma ah, ok, qua possiamo richiedere le varie cose. Di là invece possiamo richiedere gli attrezzi. Dimmi di sì, dai. No, non c'è nulla qua. È tutto chiuso. No, si può aprire, ma non c'è dentro niente. No, eccolo qua, il martello. Lascia. No, direi che il martello ci serve. Poi c'è anche il bisturi lì. No, è sempre il martello. Vabbè, sì, direi che tanto non dobbiamo segare nessun osso, quindi direi che possiamo agire con il... con così. Ok, allora, allunga il braccio. Ok, spacchiamo qui e gli togliamo il cuore. Ma, quindi... ah, possiamo provare così, ok. Sta sanguinando perché gli abbiamo forato un polpaccio. Adesso... ok. Ma il cuore è sotto i polmoni, quindi... scusi, potrebbe cortesemente rimetterlo a posto. Allora, no, abbiamo abbiamo sicuramente bisogno di un'iniezione per fermargli l'emorragia, quindi tappa sangue, tira sta leva. Scusi, potrebbe... ok, ok, prendila e andiamo a fargli st'iniezione prima che muoia dissanguato. Intanto vediamo il monitor del sangue, ma... vabbè, intanto facciamola perché... ok, emorragia fermata. Perfetto. Allora, abbiamo levato un polmone. E lui, secondo me, può vivere tranquillamente anche senza quel polmone lì. Ok, eccolo lì, il cuore. Stacca il cuore, vediamo un po'. Ma il nuovo cuore dov'è? Perché chi non ha cuore muore. Via! Ok. È partito, eccolo lì. Sembra un pelo vuoto, però secondo me... ma adesso il cuore, scusate, ma dov'è? Cioè, giusto così per la cronaca. Il cuore sarà dentro un frigo o qualcosa, no? Qui? No? Qualcuno ha armeggiato con la porta del frigo. Ho capito, ma dobbiamo andare a prenderlo nel frigo. Ma dove lo prendo io il frigo? Cioè, come ci entro nel frigo? Com'è il sangue? Sta perdendo un botto di sangue. Qualcuno ha armeggiato con la porta del frigo. Certo, sono d'accordo perché non c'è il pass. Quindi... niente, addio, mi spiace. Pazienza, insomma. Qua dentro c'è qualcosa? Scusi, Ma, si potesse, per favore... oh, my old office. I rather miss it. Che cacchio. Dai, cavoli. Ma hanno chiuso il frigo. Vediamo se... ok. Adesso però aprila. Non mi apre? Non me lo date il cuore? No, perché non diventa rossa la cosa? Ah, sì, sono un pirla io. Cioè, quello che ho fatto è giusto, però devo prendere il vecchio cuore e metterlo giù lì. Ok, ok, molto chiaro adesso. Ovviamente questo è un gioco giocato tutto sull'ignoranza, quindi... dai. Ok. Adesso è verde, quindi possiamo... che cacchio è, tiro questa leva? Eccolo lì.
Prendilo, che tardissimo. Spero non glielo dobbiamo attaccare nel lato giusto, perché... Scusi, adesso pensate io che avanzo così con la mano avanti col cuore. Adesso mettilo dentro. Ok, intanto gli è rimasto sopra anche lo stomaco. Cos'è che... Mi spiace per il pronuncio del porte così via. Ok, no, vabbè, alla fine è anche un puzzle game, perché siamo dovuti andare nell'ufficio della tizia lì a recuperare la chiave per poter accedere al frigo. È carino, è davvero molto molto carino. Ciao ragazzi, che caldo. Bello, carino. 6 minuti, perdita di sangue 2 litri e mezzo, quasi a metà l'abbiamo portato, però l'abbiamo superato, meno di 10 minuti. Dovevamo farlo meglio, però è carino, carino. Torno nella lobby perché è veramente molto molto interessante questo Surgeon Simulator 2. Ringrazio Bossa Studios per avermi permesso di registrarlo, di portarlo sul canale. Non avevo mai giocato il gioco precedente, è carino. Davvero che non è un simulatore ovviamente di chirurgia, questo è lampante, però insomma è un buon intrattenimento. Quindi ragazzi, ora vi rimando a voi e vi chiedo che cosa ne pensate di questo titolo. Ovviamente non è che vi potevate aspettare un tutorial su come si giocava, perché qua ci si fa due risate. Spero di avervi comunque intrattenuto in qualche modo. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!